Natale a Real Monte, tra solidarietà e tradizione. Un Natale in tessuto, dove i tessitori della speranza e del futuro sono i ragazzi, le famiglie, la scuola, l'Istituto Comprensivo Garibaldi, tutti gli ordini e gradi che stasera sono con noi per l'accensione dell'albero. Un ringraziamento doveroso va al gruppo delle Uncinettine che ha realizzato sia il presepe all'uncinetto che l'albero di Natale, a tutte le associazioni, anche agli imprenditori. Un ringraziamento particolare va a Pietro Caruana. Quest'anno dedicherà il 26 dicembre agli ultimi, ai soli, ai fragili, a tutte quelle persone, insomma, che sia dal punto di vista sociale, morale, sono sole, quindi a prescindere dallo status noi faremo compagnia. Ecco, io sarò con loro, lo ringrazio per questo, perché non a caso questo Natale è un Natale anche e soprattutto solidale. Un pensiero chiaramente va al Presidente del Consiglio. Quest'anno Real Monte è stata colpita da un grave lutto che, insomma, interessa un ragazzo, un presidente, un lavoratore che sicuramente sarà con noi e ci guarderà, insomma, in questi festeggiamenti che proprio per questo motivo avranno un taglio specifico che riguarderà il sociale e anche le nostre tradizioni. Quindi non mi resta che augurare a tutti buon Natale tra appunto solidarietà e tradizione. Il tema di quest'anno è tessitori di speranza. Ecco, ci prepareremo quest'anno a vivere un Natale particolare. Infatti abbiamo allestito un presepe fatto con l'uncinetto. Questo ci fa capire la tessitura. È il tema che il Vescovo Alessandro ha voluto lasciarci un mese fa, ecco, il tema proprio che ci fa capire che l'unità è scoprire di stare insieme, e ci fa capire che lo stare insieme ci porta una speranza, ecco, portare Gesù per le strade del mondo. Quindi, ecco, l'augurio che faccio è che possiamo scoprire la comunione e queste giornate che stiamo vivendo siano un punto di partenza per vivere un anno particolare, un anno verso il giubileo del 2025. Anche quest'anno siamo qua presenti con i bambini in questa festa dell'accensione dell'albero che apre, diciamo così, la fase della festeggiamento natalizio, almeno quella laica. E quindi, come al solito, una bella festa dove ci sono bambini della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola media. Quindi una grande festa, tutti assieme, con le istituzioni, con la scuola, con l'amministrazione, con i vari enti, e quindi una gran bella festa per un grande Natale, dove come al solito possono essere rivalutati e sempre potenziati i valori del vero Natale. Allora, incontrando la sindaca, ho manifestato un mio desiderio, che era un regalo da fare alla mia mamma, ahimè ammalata. Ciò significa dedicare una giornata di festività alle persone che non hanno la fortuna di stare in compagnia. Questo abbiamo deciso di farlo per Natale, sia l'avvocatessa Lattuca che Don Pino, parroco di Real Monte, hanno colto il mio desiderio, e l'Osteria dei Folli offrirà questa serata a chi ci vuole essere, a chi è solo, a chi ha bisogno o non ha bisogno, non ci interessa. Noi vogliamo regalare, l'Osteria dei Folli regala alla Chiesa e alla comunità una giornata di serenità e allegria, con la speranza che questa si possa ripetere nel tempo e con continuità. Questo presepe e anche l'albero di Natale l'abbiamo realizzato delle signore che siamo appassionati di uncinetto. Siamo un po' di tutte le età, partendo dai ragazzini di 15 anni ad arrivare anche signori di 86 anni. E il presepe è stato realizzato in un paio di mesi di lavoro, mentre l'albero è stato fatto precedentemente. Ci sono voluti 1240 quadratini di uncinetto, 15 per 15 centimetri, utilizzando 14 kg di lana. E è stata una grande soddisfazione, il Comune ha patrocinato il lavoro e noi ci siamo divertite tantissimo.